tutti belli, ciao, konnichiwa, anzi no, konbanwa, visto che ieri è sera e noi siamo qui ancora un'altra volta con un episodio di Misao. Perché devo fare sempre queste intro super serie? Vabbè, in ogni caso, siamo qua. Allora, grazie ai vostri commenti, adesso sono sicurissima di farcela. E perché mi avete tipo spoilerato tutto il gioco. No, scherzo. Vi sono grata perché mi sono arrivati davvero un sacco di aiuti, di commenti, e un sacco di tantissime cose belle. E allora, infatti non so se riuscirò a citarvi tutti nei commenti di oggi, perché veramente siete stati tantissimi a suggerirmi. Iniziamo subito a risolvere un sacco di nodi che l'altra volta ci sono rimasti e tante parti di Misao ancora da trovare. Stavolta proverò a trovarle tutte e poi vediamo che cosa succede. Allora, mi avete detto che questa, attorno a questi posti, questa bacheca qua nella hall ci indica, ovviamente non ci fa capire un cavolo, però ci dovrebbe indicare dei vasi nascosti sotto i banchi. Quindi noi andiamo nelle classi. Ah, a parte che, giusto, alcuni di voi mi hanno detto che adesso il professore non mi ucciderà. Adesso noi li apriremo. Se mi uccide, colpa vostra, avete mentito. No, non mi mentireste mai. C'è qualcuno là, mi ha detto. Eh sì. Ah, professore! Pan pan. Grazie al cielo. Accidenti, sono svenuto dopo il terremoto e mi sono svegliato in un armadietto. Oh, chissà come ci è finito dentro. Naturalmente l'armadietto è fatto in modo tale da non poter essere aperto dall'interno. Li ho progettati personalmente. Oh. La scuola sembra strana. Andrò in giro a dare un'occhiata. Professore, è pericoloso qui! Mortacci tua. Se n'è andato, starà bene! Non ce ne frega un cavolo. Ok, c'è qualcosa nell'armadietto? Prenderlo? Sì. È la chiave di un armadietto. Il professore deve averla fatta cadere. Ok, va bene. Chiave dell'armadietto. Allora, ho provato a guardare un po' dove potrebbe essere, basta cercare a caso, credo. L'ho trovato il vaso! Non ho letto cosa c'era scritto, scusate. Allora, oggetti, ci mettiamo il fiore nel vaso, no? Di solito funziona così. Ah, bellino, perché il fiore è giallo, però nell'icona è rosa? Come mai? Che sia un caso? Non credo proprio. Allora, qui... mi ricordo, qui? Sì, mamma mia, sono super power. C'è un vaso nella scrivania. Un altro fiore rosa è stato posizionato. Misao, la fioraia. E poi vabbè, qui le classi non ci sono più. C'era un'altra classe al terzo piano. Scusate, ma mi sto esaltando. Quando mi riescono le cose sono contenta qui. Ok, ciao. Dove sei? Vasetto. Bravo, vasetto, bravo! Ok, senti una voce venire dal nulla. È il vaso che mi sta parlando. Sto aspettando sul tetto. E senpai! È tipo una dichiarazione, no? Ti aspetto sul tetto. Ti aspetto sul baili. Senpai, senpai, mi avrai notato! Senpai, senpai! Sei una cassaforte. Cioè, un tesoro, vabbè. A parte, si è buttato di sotto, ok, mi hai lasciato un regalo. C'è un baule di legno, aprilo, aprirlo. Sì, italiano. Trovata parte di Misao. Senpai, non ho questi gusti. Hai ottenuto occhi di Misao. Ok. Cioè, quando ti ho detto che mi volevo cambiare colore degli occhi, intendevo lenti colorati, non un paio di occhi nuovi. Vabbè. Abbiamo ottenuto gli occhi di Misao! Non mi ero saltata abbastanza. Cerchiamo le altre parti del corpo. Allora, questa cosa del prof me l'avevate detta in tanti. Poi, vediamo un po' le altre parti del corpo. Ah sì! Giusto. Alina, Ni e tanta altra gente mi ha detto di andare nel bagno dei maschi.
Perché ci troveremo una... Oh, ciao. Una macchina. Quello che sembra essere Kudo è morto. Ok, ciao Kudo, piacere di averti rivisto. Apri la porta, sì. Oh mio Dio, era Misao. Si è scordata le gambe in macchina, ma può capitare, nel senso, anch'io a volte scordo parti del corpo in macchina. Ok, e questo è fatto. Poi, allora, qui cosa c'è? Ah, oddio. Ayaka, punto esclamativo. Ayaka, è il signor Sota. Aiuto. Ayaka? Calmati, i mostri sono spariti, Ayaka. Professore, cos'è successo ad Ayaka? È andata nel panico dopo che un mostro l'ha attaccata. Ayaka, ti hanno attaccata! Ti avevo detto di scappare al sicuro. Idiota. Aspetta, dovrebbe restare qui e riposare. Ma... Non preoccuparti, starò con lei. È proprio questo che mi preoccupa. Va bene, conto su di lei per la protezione di Ayaka. Cercherò un altro po' in giro. Aspetta un attimo. Dovrei avere un tranquillante sulla mia scrivania nella stanza dello staff. Potresti portarmelo? Potrebbe aiutare a calmarla un po'. Va bene. Fa attenzione a non osare morire là fuori. Sei uno dei miei migliori studenti. Professore, ci sta a provare? Signore, grazie mille. Ciao. Questa qua è morta lì. Vai a prendere il tranquillante. Lei è svenuta dalla gioia. Finalmente sola col suo love love. Allora. Qual è? Ah, questa qua. La scrivania di Sota. Strano, non vedo tranquillanti. Allora, si droga? Non lo so. Sota. La chiave. Che abbiamo trovato prima. Con lui, nell'armadietto. Sì, apriamo. Bloccato. Non c'è niente. Bloccato. Non c'è niente. Oh. Bloccato. Non c'è... Oh, ma volevo... Aspetta. Oh, qua qui ci sarà qualcosa per forza. Bloccato. Apri. Splash. Ecco. Trovato una parte di Misao. Che cosa ci facevi qui nell'armadietto cervello di Misao? Oh, cielo. Allora, andiamo a dire al professore che si droga perché non c'era nessun tranquillante lì. Ayaka, no! Ayaka, svegliati! Ayaka! Mi dispiace, non sono riuscita a proteggerla. Ma che amo sei? Vabbè, un mostro è apparso dal nulla. Non ho potuto fare niente, dannazione. Ho fallito. Non ho protetto il mio studente. È una femmina. Sniff. Per favore, signore, non sia così duro con se stesso. È colpa degli spiriti. Dobbiamo occuparcene al più presto. Cos'è come calma, Ciurga? Aspetti, anche lei è ferito. Dobbiamo curarla in fretta. Starò bene. Fai quel che deve essere fatto. Ovvero, prendi queste. Splotch. Ancora, tutti mi danno robe sbiaccicose in questo gioco. La trovate cercando in giro. Sono da parte di Misao. Mi ha fatto visita il giorno prima che sparisse. Aveva qualcosa da dirmi, ma ero così occupato che non ho avuto tempo di ascoltarla. So che era addolorata, non riesco a smettere di pensare che se l'avessi ascoltata non sarebbe sparita. Certo che con quello sguardo inquietante lì... Aspetta. Non sono in grado di salvarla. Sei l'unica persona che può. Questo è lo sguardo di Sota. Che ha evidentemente preso tutti i tranquillanti che c'erano. Hai ottenuto braccia di Misao. Woohoo! Fai vedere un po' cosa c'ho adesso. Niente. Parti. Manca una. Non siete tipo super 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 iper contenti? Allora, il bello delle donne. Poi c'è ancora la tizia a giro. Ah no. Perché fa così? Ma l'avevo fatto l'altra volta. Si era tipo distrutto. Ah no, vabbè. E che cavolo lo faccio a fare? Tanto l'avevo già fatto. Tagliamo. Ah, aspetta. Ok. Nell'ultima parte. Nope. L'ultima parte di Misao è esattamente. Perché non si apriva il coso? Tipo. Ah, sì, è vero. È esattamente. Ciao, piccina. Non mi ha ucciso il telefono. Che bella.
Esattamente in questa stanza. Oh, aiuto, mi sta prendendo il microfono. Allora, questo dovrebbe essere il clou per avere la password che io ho intelligentemente risolto. Non è vero. Silver Rival, Marti Antani, Checco Tarantino, Fieri Maka, Zuccian e chi più ne ha più ne metta mi hanno detto la password nei commenti. Quindi non saprei sinceramente qual è l'indovinello dietro tutto ciò, ma questa è la password. C'è un dispositivo... Ah, giusto. Ti... No! Ok, ma ancora! Perché continuo a fare lo stesso errore? Fail. Allora, oggetti. Disco di avvio. Ok. Inserisce quel magico dischetto! C'è un dispositivo di controllo sulla capsula, abbiamo capito, ce l'hai detto 6 volte. Attivarlo? Sì! Inserisce la password. La password gentilmente offerta dagli utenti di Macerate Blog è 7 8 4 5 and 0. Woohoo! È un omino nero. L'omino bianco! Questo però senza vestito. L'omino del detersivo omino bianco, che in realtà è nero, era rinchiuso lì dentro. Omino bianco! Svelami il tuo segreto! Vabbè, è andato via. Allora, abbiamo una bellissima schermata blu di Windows. Un'altra password! Ah, come faremo? Non abbiamo questa password. E invece ce l'abbiamo. Perché? Migratine ci ha gentilmente fornito la seconda password, cosa che nessuno aveva fatto. Quindi grazie Miquazione, senza di te adesso sarei bloccata di nuovo. Come cavolo si risolve la seconda password? No, seriamente, cioè, come? Ah, i colori forse sono legati... No, scusate un attimo, Ora voglio tipo vedere se ci sono arrivata, sono tipo, mi sento super power. Ah, i colori... sono tutti cognomi coi colori? Ah, mamma mia, sono un genio, non è vero. Ok, i colori dei cognomi sono da legare ai colori del posto qua. Allora, la seconda password è... No, vabbè. 3. Non perché mi piace dire in inglese. 1. 2. And 6 and 9. Oh my god, it worked. Allora, trovata parte di Misao. Ok, vieni qua. Hey, ciao cuore di Misao. E adesso ho tutta Misao con me. Beh, sì. Siamo amiche, no? Siamo amiche, anche se ti ho spezzettata. Però salva, come se non ci fosse un domani. Vai fuori. Allora, le parti di Mijao le portiamo nel Tempiao. Che brutta cosa. Allora, partiamo di qua. Offrire il braccio di Mijao sull'altare? Sì! Offrire le gambe di Mijao sull'altare? Sì! Offrire il cuore di Mijao sull'altare? Sì! Offrire gli occhi di Mijao sull'altare? Sì! Offrire la testa di Mijao sull'altare? Sì! Una canzone. Offrire il cervello di Misao sull'altare? Sì! Adesso succederà qualcosa, me lo sento. Tutte le parti sono state offerte, ma non succede niente, come non detto. Perché non succede niente? Appunto. Non l'ho scritto io sto gioco, lo giuro. Allora, non succede niente. Misao, perché non fai niente? Ti prego. Sacrifica il corpo, la maledizione non avrà fine. Ah, sacrifica il corpo. Effettivamente qua mancano gli addobbi di Natale su sta tomba. Che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Non lo sappiamo. Siccome voi mi avete detto parla con la signorina biblioteca Asmodea. Quando non so cosa fare andiamo da Asmodea a dirgli che devo fare. Dammi suggerimenti. Devo offrire gli oggetti in un certo luogo per annullare... Luogo? Non so perché è diventata del sud. Devo offrire gli oggetti in un certo luogo per annullare la maledizione. Questi oggetti sono nascosti intorno alla scuola. Dai il meglio di te per trovarli.
Hai offerto tutte le parti? È strano, perché non ha annullato la maledizione? Forse il signor Onigawara ne sa qualcosa. Very useful! Ok, ok, tu cara mia, non mi hai saputo dire niente. Quindi andiamo dal signor Pelatino. Di qua. Pelatino-san, hi. Capisco, quindi hai sacrificato il suo corpo sull'altare? Sì. Comunque questo non sembra aver annullato la maledizione. Ci servirà un sacrificio umano. Oh, siccome non ce ne sono stati abbastanza. Io sono già morta. Sacrificio umano? Non dirmi che devo morire, ti prego. Hai visto le tombe rosse nell'abisso? Contengono i nomi degli spiriti che devono essere sacrificati. Ci sono 4 tombe, quindi devono esserci 4 nomi. Su 3 tombe è già stato scolpito un nome. Ne rimane solo una. Qualcuno deve essere l'ultimo sacrificio. Ti prego, fa che non sia io. Allora mi sacrificherò io, tanto ormai, cioè, cosa volete? Pezzi di carta, vasi, e non lo so, più ne ha più ne metta. Posso morire, sono morta tipo 6 volte, posso morire anche 7. È impossibile. Quelle tombe sono di coloro che Misao odiava. Di sicuro il nome di qualcuno verso cui non aveva risentimenti non può finire su quelle tombe. Tu fai di tutto per salvarla. Non potrebbe odiarti. No, io faccio tutto per salvare me, vabbè. Ci sono altri vivi. Altri ancora vivi. Pensa bene a chi dovrà essere sacrificato. Qualcuno che Misao odia. Ok, siamo nel Grande Fratello e devono essere fatte le nomination per chi deve essere eliminato. Allora, le grandi nomination sono... Allora, qualcuno che Misao odia. Allora, Onigawara no, perché, cioè, che cavolo, è poverino, è pelato. Cioè, no, scusate, non ce l'ho con i pelati, davvero. La Asmodea no, perché te è bella così, non può essere odiata. Rimangono il signor Sota, e sotto effetto di tranquillanti, e Toma, che è un cosplayer che va a scuola con la parrucca. Chi volete uccidere? Perché io so che possiamo scegliere se uccidere Toma oppure se uccidere Sota. Fatemelo sapere con un commento, grazie. E la prossima volta, il più odiato. Ovviamente non vale se sapete già tutte le fini, cioè rispondete a sentimento, anche se non ci avete giocato, anche se ci avete già giocato. E il prossimo video, la sottoscritta ucciderà quello che voi scegliete, che volete sacrificare, quindi potere a voi. Ok, ho finito con tutte queste messe in scena. Il video termina qui. Vi auguro una buona notte e ci vediamo con il prossimo gameplay e le prossime lezioni e i prossimi vlog. Grazie a tutti per il supporto che mi date sempre. Un bacione. Ciao!